Questo è l'edicolibro, la versione originale la potete trovare in Piazza della Meridiana, ma scopriamo di più su questo interessante progetto insieme a Giulia Cocchella, che ci raggiunge in panchina, che è qui in rappresentanza un po' di tutte le associazioni. Ciao Giulia. Ciao, che si sono occupate di creare questo edicolibro, Giulia, giusto? Esatto. E sono tante, in effetti. Sono molte, sì sì. Edicolibro è un bel progetto che è diventato realtà da pochissimo tempo. È nato dall'idea di Officina Letteraria, una scuola di scrittura genovese diretta da Emilia Marasco, che ha chiesto al municipio Centro-Est la concessione di questa edicola storica di Piazza della Meridiana per farne un punto di book crossing permanente. Questa proposta è stata accolta favorevolmente e Officina Letteraria appunto ha radunato attorno a sé una serie di associazioni interessate, che sono AMA, l'Associazione degli Abitanti della Maddalena, il collettivo di scrittura di cui faccio parte, collettivo Linea S, Fischi di Carta, Progetto Santiago, dalla Scuola Dane Onlus e UDI, Archivio e Biblioteca. Quindi tante associazioni con, diciamo così, realtà diverse, no? Alle loro spalle, che però si riuniscono all'interno di questo edicolibro. Che cosa troviamo nei giorni in cui è aperto? Allora, ciascuna associazione intanto ha garantito l'apertura dell'edicola per un giorno al mese, per 2 ore. E a seconda poi della sua specificità, oltre a garantire il book crossing permanente, possono esserci reading, presentazioni, sono previsti anche incontri per gli autori. Insomma, quindi, ogni mese una sorpresa. Una sorpresa al mese. Il calendario sì. Troviamo dove? Il calendario si trova su Facebook, quindi è consultabile online. E... c'è una storia particolare che riguarda il nome, giusto Giulia? Questo nome lo abbiamo deciso tutte le associazioni riunite, appunto la prima riunione in cui ci siamo ritrovati, e ci è piaciuto subito, ha messo d'accordo tutti, non solo perché appunto mette insieme un po' le parole chiave del progetto, ma perché ci ricordava un po' il nome scientifico, entomologico di un insetto, di un possibile insetto fantastico, chissà, magari con delle ali di pagina, carta. Di carta, e quindi ci piaceva un po' questa metafora del volo, del viaggio che la lettura può permettere. E quindi in chiusura della nostra intervista, Giulia, visto che parlavamo di libri, non posso che chiederti il nostro consiglio letterario. Sì, vi consiglio quello che sto leggendo in questo momento, che è Il cigno selvatico di Michael Cunningham, che è una raccolta di racconti che è uscita da poco. Appuntamento quindi alla prossima apertura con l'edicolibro. Grazie. Benissimo. Giulia. Grazie a te.